Italia 2015 Special Edition Area Tutto Food. Siamo in compagnia di Vincenzo Tundo, il direttore marketing di Acqua Minerale San Benedetto, che invitiamo a salutare perché non è ormai più un volto nuovo per gli amici di VendingTV.it e VendingNews.it. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a voi e un saluto a tutti gli amici di VendingTV. Allora, Acqua San Benedetto è il principale player italiano delle acque minerali, che negli ultimi anni ha dato prima uno sguardo attento al settore della distribuzione automatica e poi è entrata, direi, in pompa magna da leader con tantissimi prodotti. Allora Vincenzo, voi siete qui a presentare, lo vediamo alle tue spalle, nei due distributori che sono alle tue spalle, andate a presentare intanto tutto il ventaglio della vostra produzione dedicato alla distribuzione automatica con i formati speciali. Facciamo un riepilogo? Sì, San Benedetto è un'azienda totale, quindi è da sempre presente in tutti i mercati del beverage non alcolico e il tema della multicanalità è uno dei primi temi che hanno caratterizzato e dato distintività al gruppo. Il vending in particolare è un canale per noi molto importante. Consolidiamo una quota del 32% circa volume, che è tre volte la quota di gruppo, quindi espressione questa di una particolare forza e di una particolare vocazione dell'azienda su un canale che crea una relazione diretta tra consumatore e prodotto. E per farlo abbiamo deciso di adottare le pratiche migliori per poterci arrivare nella maniera più funzionale possibile, quindi con formati dedicati che ottimizzassero gli spazi all'interno della macchina, che ottimizzassero i trasporti, quindi la delivery, e cercando ovviamente di utilizzare anche questo canale come un canale elettivo per l'innovazione. Quindi attraverso il vending noi normalmente introduciamo sul mercato tutti i nuovi prodotti. L'anno scorso abbiamo ad esempio introdotto il pouch, quindi una nuova confezione per il nostro tè, che è leader di mercato da 0,20, quindi con la cannuccia, dedicata al mondo dei bambini, l'acqua vitami, quindi pensando al mondo dell'ufficio, al mondo del lavoro, quindi per finire a tutto il mondo delle bevande a base frutta, delle bibite gassate, integratori e via discorrendo. Le novità di quest'anno sono sul mondo dell'acqua minerale, ovviamente stiamo proseguendo la nostra filosofia sul tema della sostenibilità, quindi andiamo avanti con il nostro impegno nel ridurre al massimo l'impatto ambientale. Presentiamo per il canale Horeca la nuova edition della nostra offerta in vetro, quindi Rose Edition, con un'offerta che è un restyling che le offre un'immagine e un tono di eleganza e di classe all'interno della ristorazione. Nel mondo delle bibite gassate presentiamo la nostra punta di diamante, vale a dire il progetto si chiama Prima Spremitura ed è un concetto di prodotto che offre un'esperienza di gusto assolutamente nuova, data dal succo, dalla parte più nobile della frutta, quindi dal cuore della frutta, con una ricettazione che è di filiera italiana. Quindi ovviamente parliamo d'Italia, nell'anno di Expo vogliamo anche noi ribadire la nostra italianità, il fatto di essere radicati sul territorio attraverso anche dei prodotti che esprimano questa identità dell'azienda. Sulla linea Schweppes introduciamo la linea Zero, sempre appunto per quanto riguarda l'offerta delle bibite gassate, e portiamo avanti ovviamente tutta la nostra offerta, che è molto ampia, molto variegata ed è quella che ci dà poi ovviamente la distintività sul mercato e ci consente oggi di presidiare una posizione di leadership, dico leadership a volume, di leadership nel campo dell'innovazione, essendo San Benedetto a tutto tondo leader di propositività, quindi nel affermare nuove categorie e nuovi segmenti di mercato. Non è un caso che loro siano primi, cari amici, perché con tutte le novità che in pochissimi istanti il dottor Tundo è riuscito a presentare, un plafond di prodotti assolutamente ricchissimo, non solo per la distribuzione automatica ma anche e soprattutto per l'Horeca. C'è peraltro il prodotto Prima Spremitura, che abbiamo avuto modo di assaggiare prima ancora nell'intervista, che è assolutamente strepitoso. Noi nel frattempo
prima di dare una bevutina in questa calda giornata al nuovo tè verde che hanno altrettanto presentato, facciamo un'ultima domanda al dottor Tundo. Io ho visto la macchina di Ingegni con le vostre capsule, finalmente ci siamo. Sì, dicevo prima, il tema della multicanalità è un tema importantissimo per poter raggiungere ed essere vicini al consumatore in ogni momento della sua giornata e quindi riuscire a soddisfare un bisogno di bere nel momento in cui questo si manifesta. Ovviamente quella è una nuova frontiera, stiamo con Ingegni sviluppando un progetto che ci permetterà di superare un po' tutte le barriere legate ai trasporti, alla logistica, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante, offrire un'esperienza di gusto completamente nuova, perché la bevanda viene fatta al momento, ciascuno può scegliere la propria bevanda, abbiamo un assortimento molto ampio che permetterà quindi a tutti i consumatori di individuare la bevanda che a loro piace di più e di farla quindi al momento, come di gustarla al momento come se fosse appena fatta, quindi superando anche tutti i temi di shelf life che normalmente in una bevanda confezionata si possono avere. E questo ci permetterà anche di arrivare, di essere presenti in dei luoghi di consumo dove oggi facciamo più fatica perché per le dimensioni del contesto a cui pensiamo ai piccoli uffici, piccole le hotellerie non servite da appunto un servizio di colazione assistita. O anche solo location di paesi lontani che è difficile, è più difficile raggiungere o diventa antieconomico visto le dimensioni e il basso valore aggiunto dato dal beverage molto spesso. Con le capsule di concentrato prodotte poi da voi e dalla Ingegni naturalmente si può riuscire a dare quel tipo di prodotto anche a 8.000 km di distanza dall'Italia. Infatti i più grandi test in questo momento li stiamo facendo in aree molto lontane, Far East, dove appunto per noi diventa più difficile movimentare prodotti come appunto le bevande, invece attraverso il concetto della cialda e quindi del dispenser riusciamo ad offrire al consumatore la stessa esperienza di gusto di un brand come San Benedetto, ma superando appunto questi vincoli e queste barriere che allo stato attuale non ci permettevano di essere presenti in quei mercati lì. Benissimo, allora con l'intervista a Vincenzo Tundo noi ci fermiamo per un attimo dopo tanta fatica, ci dissettiamo grazie alla cortesia delle banconiste che sono state davvero carine nel poter dire vi possiamo offrire qualcosa, magari un po' di tè freddo di nuova generazione. Sì, assolutamente sì, e dunque ho detto lo voglio, voglio quello verde, quello che presentate, e dunque cin cin a te. Saluta pure gli amici di vennintv.it. Saluto a tutti da parte mia, da parte di Enzo Tundo e di San Benedetto ovviamente. Fabio Russo nel frattempo prosegue nel suo percorso qui all'interno del padiglione 18 per Tutto Food, poi dopo ritorniamo a quelli di Venditalia dove ci sono strepitose novità. A più tardi, non andate via.